Malta bastarda fibro rinforzata grascalce è la malta multiuso, versatile e pronta all'uso per applicazioni sia in interni che in esterni. Ecco come si prepara. Versare tutto il contenuto del sacco e miscelare con circa 3 litri di acqua pulita sino a raggiungere la corretta consistenza della malta. Realizzare lo strato di allettamento, sia orizzontale che verticale, in funzione della tipologia della muratura, nello spessore di circa 0,5-1,5 cm per laterizi e blocchi e 1,5-3 cm per pavimenti e lastre. L'eventuale rinzaffo è ideale per migliorare l'ancoraggio del successivo intonaco al supporto, è particolarmente indicato su vecchie murature e muri in cemento armato. È necessario impastare a mano o macchina con una maggiore quantità di acqua rispetto alla malta e all'intonaco, circa 4 litri, sino a raggiungere la consistenza da rinzaffo. Applicare sul supporto lasciando la superficie grezza e non fratazzare. Procedere alla formazione dell'intonaco dopo circa 4-6 ore nella stagione estiva oppure il giorno successivo, in ogni caso appena il rinzaffo appare indurito. Nell'utilizzo per intonaco si deve impastare il sacco a mano o a macchina con una maggiore quantità di acqua rispetto alla malta, circa 3 litri e mezzo, sino a raggiungere la consistenza da intonaco. È anche possibile aggiungere acqua all'impasto di malta da muratura già realizzato, grazie all'elevata lavorabilità del prodotto. Applicare in spessore da 0,5 cm a 3 cm, con un massimo di 2 cm per mano. Oltre i 2 cm, usare una rete porta intonaco. È necessario preparare le fasce di registro con lo stesso prodotto e applicando l'intonaco entro un'ora dalla formazione delle fasce. L'applicazione è veloce. In un solo giorno si realizza l'intonaco, si staggia e si fratazza. È la soluzione ideale negli interventi dove la rapidità è essenziale. Procedere con la finitura desiderata dell'intonaco, base gesso, cemento, malta fine, ad esempio con le soluzioni Fibrofin e Rasatutto di Grascalce. Scegli la qualità dei prodotti Grascalce, scoprili tutti su www.grascalce.it.